Benvenuti tutti su questo canale. Stiamo per trasmettere la registrazione dell'udienza del processo per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, tenutasi a Palermo il 23 giugno 2023. Buon ascolto. Vincenzo Monastra. Senta, signor Monastra, io devo avvisarla che lei oggi viene sentito come testimone e il testimone ha l'obbligo di dire la verità, perché se non dice la verità commette il reato di falsa testimonianza, che è un reato grave per il quale è prevista la pena del carcere. La legge punisce i testimoni falsi e i testimoni reticenti che non dicono tutta la verità. Sono stato chiaro? Legga quella formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ci dia le sue generalità complete. Vincenzo Monastra, nato a San Salvatore di Fitalia il 27 agosto del 1956, Presidente? a Rocca di Capeleone, in via Europa numero 23. Sì, avvocato Repici, era su. Ovviamente il test è stato ammesso quale test di riferimento su quelle circostanze che ha riferito l'odierna parte civile. Prego. Grazie Presidente, avvocato Repici. Signor Monastra, lei aveva rapporti di parentela con il poliziotto Antonino Agostino? Sì, perché mia madre e il papà del poliziotto erano fratello e sorella. Quindi era un suo cugino primo. Sì, cugino primo. E lei come ebbe la notizia, come ricevette la notizia della morte di suo cugino Nino? Io l'ho sentita al giornale radio della sera, ero in macchina e ho sentito la notizia in macchina. La sera stessa dell'omicidio, quindi il 5 Sì, agosto dell'89, sì, dopo aver appreso la notizia, cosa fece? Subito ho tentato, all'epoca non c'erano i telefonini, subito ho tentato di mettermi in contatto con i componenti della mia famiglia qua a Palermo. Non ci sono riuscito, però il giornale radio mi aveva dato qualche certezza e sono andato a San Salvatore da mia madre. Là abbiamo ascoltato il telegiornale su Rai 1, hanno dato la notizia, non abbiamo avuto più dubbi e l'indomani mattina alle 5 con mia madre siamo partiti per andare all'ospedale di Villa Grazia di Carini, dove c'erano le salme, le loro salme e dove credo che stessero facendo l'autopsia. Bene, lei ha partecipato, è stato presente in qualche momento alla camera ardente? Sì, la camera ardente era al commissariato di San Lorenzo e noi della famiglia eravamo tutti là praticamente. Riesce a ricordare più o meno in quale giorno, in quale periodo della giornata lei fu alla camera ardente al commissariato San Lorenzo? E praticamente dopo che l'esame sono state, diciamo, trasportate là dall'ospedale Quando dice l'esame, intende l'esame autoptico? No, l'esame. Ah, le salme, avevo capito esame, scusi. Sì. Quindi gli orari precisi non me li ricordo purtroppo, però diciamo subito dopo li hanno portati al commissariato di San Lorenzo. E lei si è recato lì? Sì, assieme a tutti gli altri componenti della mia famiglia. Ci è rimasto più o meno, non ci interessa, diciamo con esattezza, ma fino a quale momento della giornata? Quindi Fino alla sera che ci hanno fatti stare, fino a tardi praticamente. lei fino alla sera si trattenne al commissariato San Sì, Lorenzo. tranne qualche minuto per un caffè, ma sempre là siamo stati. Bene, le chiedo se lei ha mai visto di persona, incontrato il dottor Giovanni Falcone. In quell'occasione, Dove praticamente, e spieghi in che modo lo ha visto? sì,
Mentre noi eravamo là con, nella camera ardente, a un certo punto ho sentito un po' di trambusto e ho visto entrare il dottore Falcone, che io conoscevo per averlo visto in, in televisione praticamente. Assieme a lui c'erano altre persone, però non so chi erano, potevano essere poliziotti o altre personalità. Cosa che ha fatto il dottor Falcone? Il dottor Falcone si è seduto accanto a noi, là, e dopo un po' che era là, io gli ho sentito dire il sacrificio di questi due giovani mi ha salvato la vita. Ed era lei rivolto... ha udito personalmente queste parole? Sì, personalmente io. Tant'è che io sono rimasto un poco, cioè non ho collegato subito quale poteva essere il motivo, però lui questo ha detto. Ho capito. Lei prima ha fatto riferimento a altri componenti della sua famiglia. Lei ha, può spiegare più in dettaglio, nel senso, lei ha detto ho provato a contattare componenti della mia famiglia a Palermo. Quali sono questi componenti della sua famiglia? Qual è questa rete parentale alla quale faceva riferimento? Mia madre aveva un'altra sorella del signor Agostino qua a Palermo, i figli che erano cugini anche loro, il fratello di mia madre che anche lui abitava qua a Palermo, quindi ho tentato di telefonare, però non essendoci telefonini chiamavo a casa, loro non c'erano e quindi non ricevevo risposta. Poi ho telefonato a una parente di mia zia, ma che abita ad Altofonte, e lei mi ha detto sì, è vero, sono tutti là. Ho capito. Senta, lei che tipo di rapporto aveva con Antonino Agostino? Un buon rapporto di cugini, insomma, ci rispettavamo, ci rispettiamo tuttora con la famiglia. Noi siamo una famiglia, diciamo, unita, quindi c'era un rapporto buono. Ecco. Presidente, a rigore l'ambito del 195, diciamo, l'ho completato. Se la Corte autorizza, io gli chiederei al testimone quando aveva visto per le ultime volte prima di vederli appunto cadaveri le due vittime del delitto per cui è processo. Però naturalmente questo esulerebbe dal 195, quindi mi rimetto alla Corte. Pubblico Ministero, avvocato lo scorso, ci sono problemi. Va bene, entro questi limiti, avvocato, non faremo non faremo un esame a tutto tondo, ma nel contesto dei rapporti tra Agostino e il cugino può rilevare anche sulla frase che è stata ascoltata. Prego. Signor Monastra, prima di quel 5 agosto 89, qual era stata l'ultima occasione in cui aveva incontrato suo cugino Nino? Il giorno del matrimonio, che è stato un mese prima. Lei è stato presente? Sì. E io praticamente ho avuto modo di parlare con lui, abbiamo parlato un poco perché siamo arrivati a casa dello zio un po' prima e ci siamo preparati, noi abbiamo fatto il viaggio per venire qua, ci siamo preparati e quindi abbiamo avuto modo di discutere un poco. Ecco. Cioè prima di recarvi alla chiesa dove si sarebbe celebrato il matrimonio? Noi non siamo andati direttamente in chiesa, siamo andati a casa dello zio. Le chiedo se lei ha mai visto preoccupazioni, di suo cugino. Sì. E la cosa mi è sembrata strana perché lui non era allegro, non era un giovane che stava per sposarsi, tant'è che e guardava sempre fuori dal balcone, cioè faceva avanti e indietro e guardava fuori. A un certo punto l'ho raggiunto in balcone e gli ho chiesto: Nino, ma che hai litigato con la tua fidanzata? Non sei convinto di sposarti? No, dice tutto a posto, va tutto bene. E allora perché sei così preoccupato? No, niente, dice, niente, mi ha liquidato con un niente, però non era sereno, diciamo, non aveva, non manifestava la gioia di sposarsi, praticamente era mesto nel modo di fare e di essere. Lei e sempre guardava fuori, non ho capito perché. Le ha dato altre spiegazioni?
No, non mi ha detto niente. E lei aveva conosciuto la moglie Ida Castelluccio? Sì, era venuta anche a casa mia, dei miei genitori, ecco. Ho capito. Presidente, l'ultima domanda che che chiedo la Corte mi autorizzi è se il signor Monastra ha mai conosciuto Guido Paolilli. Va bene, avvocato, può... La può porre. Lei ha mai conosciuto il signor Guido Paolilli? Sì, l'ho conosciuto. Perché prima o dopo la morte di suo cugino? No, prima, qualche tempo prima. Perché è venuto anche a casa mia a San Salvatore di Fidalia. E come mai? È venuto con lo zio una volta. Quindi lei l'ha conosciuto come, diciamo, persona che frequentava... persona che frequentava la famiglia di mio zio, come un amico, ecco, fra virgolette, non lo so. Mentre questo è un mio amico. Ho capito. E lei lo ha visto al matrimonio? No, al matrimonio non è venuto. Tant'è che io ho chiesto a qualcuno, ora adesso non ricordo a chi, ma come mai non c'è, perché sapevo che erano amici. Nessuno mi ha saputo dire, cioè non è potuto venire, qualcuno ha detto, ma non più di questo. Lo ha più incontrato dopo la morte di suo cugino Nino? Sì, in occasione del funerale, credo che lui c'era praticamente, sì, l'ho visto di sfuggita, ma c'era. Ho capito. L'ultima cosa è relativa al dottor Falcone. Lei lo ha più incontrato dopo la camera ardente? No, mai più. Neanche al funerale? Sì, al funerale c'era l'indomani, certo che c'era. Va bene, nessun'altra domanda, grazie. Le altre parti civili? Nessuna domanda, pubblico ministero. Grazie Presidente, solo per chiedere alcune precisazioni rispetto a questa parte della sua deposizione, cioè la frase proferita dal dottor Falcone. Prima di tutto voglio capire, il dottor Falcone è entrato nella camera ardente, si è seduto, era in compagnia di qualcuno? Sì, c'era, dico, all'epoca mi sembra di aver individuato il commissario del commissariato di San Lorenzo, che non ricordo il nome comunque, e lui parlava col commissario. E quindi questa frase che lei ha sentito, cioè quella del sacrificio delle due giovani... Ero seduto accanto io, praticamente. Sì, dico, ma Falcone, a chi la riferiva il dottor Falcone questa frase? Si rivolgeva a chi? Ai due che c'erano là davanti, ai giovani morti là davanti. Sì, no, non si, cioè, si rivolgeva a chi nel pronunciarla? Cioè parlava con chi? Parlava da solo? Si parlava con... Alla persona che aveva accanto. Alla persona che aveva... Ed era il commissario del... Ritengo di sì. Non ho la certezza comunque. Chi era con lei in quelle circostanze? C'è altri suoi parenti che potevano aver sentito questa frase? No, indicarli? C'erano centinaia di persone là dentro, io non glielo so dire. Senta, per quanto tempo, per come lei ricorda, è rimasto il dottor Falcone nella camera ardente? È stato un quarto d'ora, 20 minuti, ma così. Quindi quella frase che lei, di cui lei ha parlato, cioè quella del sacrificio, il dottor Falcone l'ha rivolta a chi, alle persone con cui stava parlando? Sì. E lei ricorda il commissario, il nome non lo ricorda? No, assolutamente no. Anche perché quel giorno per me c'erano decine di persone nuove che non avevo mai visto e quindi faccio fatica a individuare una persona nello specifico. E invece questo commissario lei l'aveva già visto oppure ne aveva sentito parlare? Ne ho sentito parlare dopo. Cioè dopo le è stato indicato come il commissario di San Lorenzo? Credo che sì, in questi tempi. Ma dopo però. Dopo. Non prima, quindi... Va bene, non ho altre domande, grazie. Avvocato Scocciola? Nessuna. No, senta signor Monastra, un chiarimento. Ma lei di questa frase che ha sentito, la vuole ripetere? Qual è la frase? Questa il sacrificio di questi due giovani ha salvato la mia vita. Ma questa frase lei l'ha poi riferita a qualcuno? Prego? L'ha riferita a qualcuno dei suoi parenti, a qualcuno? Sì, allo zio. Quando gliel'ha detta questa frase? Non mi ricordo in quale occasione, però... Allora ne ho discusso in famiglia, no? Lo zio di qua, vedi che Falcone ha detto questo.
Allo zio intende al signor Vincenzo Agostino? Sì, 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 il papà, cioè, del, papà di Nino. Dell'agente Agostino. A sua zia invece non gliel'ha detta? Ne abbiamo parlato in famiglia, non lo so in questo momento se c'era mia zia accanto o no, non glielo posso dire. Okay. Però io ne ho parlato, diciamo. Va bene, va bene. Domande? Grazie, signor Monastra, può andare. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, avvocato Scozzola, per il test Burriesci, che succede? Senti, allora, il test Burriesci era stato regolarmente citato, ha fatto pervenire una nota che chiaramente sarà un refuso, Presidente, perché è 22/3/2023, però si riferisce alla mia comunicazione, in cui si dice che a causa di improrogabili e riservate esigenze di servizio lo scrivente non potrà essere presente alla citata udienza che si terrà avanti la Corte di Assise di Palermo, sezione prima, ex aula bunker, giorno 23 giugno prossimo 21. Giusta nota che è la mia comunicazione datata 16/6/2023, che si allega in copia. Firmato. Improrogabili e riservate esigenze di servizio, per capire che servizio fai, signor Burriesci? Non lo dice. Cioè, ma è... Se io non ricordo è un funzionario di polizia. È tuttora funzionario di polizia. Presente, è in servizio chiaramente presso l'aeroporto e polizia di frontiera aerea Punta Arraes di Palermo. Ho capito. È il vicequestore, credo a questo punto che sia il dirigente. Ho capito. Credo. Vabbè, e allora io la produco questa, ne prendiamo atto. La produco, atto. Presidente, con la mia comunicazione. Va bene. Anche Burriesci, non ricorderete, era stato ammesso essenzialmente ex 195 perché a lui ha fatto ripetutamente riferimento, in particolare per alcune circostanze anche richiamando dichiarazioni verosimilmente per quello che ha riferito apprese da Burriesci, il test dedotto dall'avvocato Repici, Genchi Gioacchino. Quindi, siccome c'era stata la richiesta, la Corte ha ritenuto di doverlo sentire e quindi la situazione è questa. Oggi è impedito, noi abbiamo un'ulteriore udienza il 14 luglio che doveva essere anche un po' di verifica di eventuali situazioni ancora in sospeso, ma a questo punto lo risentiremo, lo riciteremo per il 14, avvocato Scorso. Sì. È un funzionario di polizia, sa che dovrà venire, non credo che in alcun modo... Appunto, a questo punto diciamo... Io lunedì farò una PEC, Presidente. Lei lunedì farà una PEC, magari scrivendo che il processo è in qualche modo in questo momento, non dico bloccato, ma comunque aspetta la sua deposizione e che da funzionario di polizia sono sicuro, siamo sicuri, che da qui al 14 saprà organizzare i propri impegni in modo da essere libero quel giorno. Avvocato Repici, lei diceva di avere qualcosa da produrre? Sì, si tratta di un documento, Presidente, mi sono consultato alla scorsa udienza con i pubblici ministeri perché ero convinto che fosse stato prodotto dalla Procura Generale, ma così non è. Noi chiediamo, produciamo e chiediamo la acquisizione della sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo del 17 febbraio 1998 nei confronti di Greco Michele più 10 e la sentenza sui cosiddetti delitti politici, fra i quali l'omicidio di Piersanti Mattarella. La ragione per la quale la leghiamo in sentenza che è divenuta irrevocabile, le ragioni per le quali la produciamo consistono in questo: come la Corte sa, fra il marzo e il maggio 1989 il dottor Falcone interrogò ripetutamente il dichiarante Alberto Volo proprio sull'omicidio Mattarella. È una vicenda che ha in qualche modo coinvolto, secondo alcune fonti di prova, anche la persona del poliziotto Antonino Agostino, e ci sono altre questioni che hanno riguardato i rapporti fra il commissariato San Lorenzo e Alberto Volo che sono state oggetto dell'attività istruttoria svolta finora.
da quella sentenza, e questo è ciò che vogliamo diciamo dedurre, quella sentenza nella quale viene confermata la assoluzione degli allora imputati nella qualità di esecutori materiali Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, quali killer dell'onorevole Piersanti Mattarella, la Corte d'Assise d'Appello nell'assolvere attribuisce rilievo e attendibilità alle dichiarazioni di altri, di alcuni collaboratori di giustizia che incolpavano quale esecutore, accusavano quale esecutore materiale, quale killer dell'onorevole Mattarella, Antonino Madonia. E la sentenza spiega perché è ragionevole quella prospettazione e ne spiega le ragioni. Il dato ai fini di ciò che noi vogliamo dimostrare ha questo rilievo, e cioè che Alberto Volo, nel rendere quelle dichiarazioni sull'omicidio Mattarella a carico di Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, di fatto scagionava Antonino Madonia. Nella prospettazione che noi faremo all'esito del dibattimento, di una personalità, quella di Alberto Volo, che da un lato era legato da rapporti e in qualche modo protetto da una certa parte della Polizia di Stato e dall'altra parte da una certa parte di Cosa Nostra, nel cui territorio operava la scuola da lui diretta. Per converso, quella stessa parte di Cosa Nostra, nella persona di Antonino Madonia, ha ricevuto dalle dichiarazioni di Alberto Volo una come dire, smentita di altre dichiarazioni incolpanti sull'omicidio Mattarella. Questo è diciamo, il quadro nel quale chiediamo l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 238 bis, della sentenza che ho indicato, e naturalmente è contenuta in un CD-ROM che è allegato alla nota di deposito. Le altre parti civili? L'avvocato Monastra si associa alla richiesta dell'avvocatore. Le altre parti civili si associano? Si associano? Il pubblico ministero? Non si oppone a questa cosa. Avvocato... È un 238 bis. E la Corte, preso atto della richiesta dell'avvocato Repice della posizione delle parti, dispone a acquisirsi il CD, il supporto informatico contenente la sentenza in questione, ai sensi dell'articolo 238 bis del codice di procedura penale. Un'altra produzione, se mi consente. Presidente, ricorderà la Corte che tra le richieste mie, ex articolo 507, c'era quella relativa alla data di decesso di Angelo Galatolo per le dichiarazioni di Giovanna Galatolo e così via di seguito. Io chiedo, Presidente, di poter produrre il giornale L'Ora del 18 ottobre 1983, la pagina 7, nonché la prima pagina del giornale L'Ora del giorno successivo con la pagina numero 8, e il giornale di Sicilia, sempre la prima pagina del martedì 19 o del mercoledì 19 ottobre, con la pagina 5, e il giornale Sicilia, sempre la pagina 4 del 20 ottobre 1983, in cui praticamente, Presidente, vengono riportati tutti articoli che si riferiscono al conflitto a fuoco che ha avuto Angelo Galatolo nell'ottobre del 1983 e chiaramente il decesso dello stesso. Pubblico ministero, parti civili. Presidente, a prescindere dalla, diciamo,
particolare modalità di attestazione di un decesso che si può fare anche, diciamo, normalmente negli audit di giustizia con certificazioni anagrafiche. Io mi devo riservare, perché chiaramente non ricordo a memoria tutte le dichiarazioni di Calatolo Giovanna bene come si riferisce, ricordando invece a memoria che gli Angelo Calatolo sono, diciamo, un quantitativo, non dico, diciamo, di diverse decine, ma di diverse unità da verificare. Quindi, per capire di che cosa si tratta, mi devo riservare, perché devo andarmi a rileggere le dichiarazioni di Giovanna Calatolo. Avvocato di parte civile? Presidente, mi rivento alla Corte. Io ricordo che questa, adesso, su questo va bene, la Corte si riserva di provvedere all'esito dell'interlocuzione del pubblico ministero. Se io non ricordo male, avvocato, questa stessa obiezione che ha fatto adesso il pubblico ministero l'aveva fatto la Corte quando lei aveva illustrato, diciamo, le sue richieste ex 506, sì, o comunque di ulteriori approfondimenti istruttori. Sì, Presidente, io avevo all'epoca espressamente detto che purtroppo non posso avere il certificato di morte di Angelo Calatolo perché ne sconosco le generalità. E siccome nel fascicolo non c'è alcun punto dove si possa risalire a queste generalità, se non la dichiarazione di Calatolo Giovanna che parla di questo Calatolo di cui ho prodotto, cos'è, dicendo che è il figlio di, ora non ricordo chi, comunque ne indica apertamente nella sua deposizione avanti alla Corte la paternità, dico, sotto questo aspetto purtroppo l'unica cosa che mi rimane era, sapendo che è morto in quel conflitto a fuoco, per poterlo dimostrare, l'unica strada che mi rimane è che praticamente il mezzo giornalistico è presente, rappresento che a mio sommesso parere ha una certa importanza, perché Calatolo Giovanna dice che Aiello andava in vicolo Pipitone accompagnato dal cugino Angelo, di successivamente morto circa 40 anni fa, ha detto nella sua deposizione. Se muore nell'83, la conseguenza chiaramente, a mio sommesso parere, è logica. Poi, Presidente, in maniera tale che completo, io mi ero riservato di chiedere eventualmente di risentire, esatto, il commissario Brocato. Stavo sollecitando questa risposta. Sì, sì, Presidente, e ho fatto copia, ho estratto copia e non ho alcuna necessità. Quindi il test Brocato lo possiamo considerare esaurito con l'acquisizione, sì, sì, delle note e le domande della scorsa udienza. Va bene. Allora, su questo sentiremo poi il pubblico ministero, l'avvocato Scorza l'ha anche, prescindere che si tratta di una produzione documentale, ma insomma l'avvocato Scorza ne ha anche illustrato a suo avviso la rilevanza, e il pubblico ministero alla prossima udienza. Per la prossima udienza allora siamo tutti d'accordo, la manteniamo, così cerchiamo di sentire il test Burriesci, esauriamo se possiamo anche il test Burriesci e lì eventualmente facciamo un attimo il punto della situazione per il proseguo, va bene? E allora la Corte rinvia per il proseguo all'udienza già calendata, se non c'era altro oggi, no? Mi pare di no. No. All'udienza già calendata del 14 luglio 2023 presso quest'aula bunker del complesso Ciardone, ore 9.30, autorizza l'avvocato Scorza alla recitazione del test Burriesci. E si dispone per la medesima data la riattivazione della videoconferenza con l'imputato detenuto e collegato a distanza Scotto Gaetano. Sì, videoconferenza con servizio in aula di videoregistrazione dell'udienza. Grazie, l'udienza è tolta.